non c'è. Sei una testa di cazzo, non è. Adesso il video è iniziato, però era un'ora che parlavamo perché. La Sandra è agitata. Siamo agitate. La Sandra ha l'herpes per stare in linea con Zavi Point. E questa è la mia faccia ed è gravissima. Il punto è che non c'è l'ombra di un'auto grigia su questa strada, ma solo fieno, erba, casolari abbandonati. Andrea, ma guarda che ci sono i cartelli, a 1,5 km ti avvisano se c'è l'autogrill. Non c'è bisogno che la facciamo tutta in prima corsia 80 all'ora dietro 18 camion. Allora, sapete cosa vuol dire multitasking? Che siamo in due in macchina e una sta scrivendo un pezzo e io sto guidando all'altezza di, non lo so, però siamo a 166 km dalla 166 come la mia altezza. Vabbè, si stanno gonfiando le labbra. Siamo a 69,6 km dall'arrivo. E adesso io e Sonia cantiamo. Ti immagini? Vasco Rossi! Fantasie, fantasie che volano libere. Hai sbagliato intonazione. Sempre libera. Le favole, 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 favole. Da quando siamo qui schiacciami sto 5 è diventato prima schiacciami ste palle .com e poi è diventato scazzami sto 5 perché si è meglio no. Schiaccia sto 5 coglioni bip. Puoi schiacciare sto 5 così la sfida. Ah, pensavo un brufolo. Schiacciami sto 5 e andiamo. Ok, Ale. Situazione di merda. Ale, cosa vi occupate? Siamo due giornaliste, anche se non sembra. Dai, parla seriamente, sei davanti alla telecamera. Siamo due giornaliste. Dai, siete serie un attimo. Lo spritz. Oh, merda! Sede, vuvu, schiacciami, mi. Schiacciami, schiacciami, schiacciami. Sicurezza. Allora, schiacciami. Allora, fallo aspetta. No, no, allora. Non sulla maglietta, dove stiamo a vederla? Su www.schiacciamisto5.it. Schiaccio lì o no? No, non me ne dico. Sto 5 dov'è? Oh, oh, schiaccio qua, oh, schiaccio. No, non dovete schiacciare. Zia, ieri facevo un freddo della Madonna, ero in giro con i pantaloncini. E oggi guardate, mi tocca andare in giro con la tuta. Siamo in giro oggi con 27 gradi. Vai. Oggi schiaccio mi sta un po' accusando il postumo di ieri. Perché? Perché abbiamo un po' cagato fuori dal vaso. E quindi stavamo pensando che magari invece di poi ammazzarci domani mattina a caricare video, potremmo fare una cosa molto intelligente. Cioè, finito il torneo, andare in hotel, lavorare, così perdiamo anche quell'ora e mezza di spritz party che ieri c'è stata letale. Cosa ne pensi? Potrebbe essere una buona idea. Non lo faremo mai. Ciao.